Bene, allora l'intervento che sto per fare racconta una storia di come in questi ultimi 3 anni è nata Serelab. Serelab è giusto 2 parole per darvi un'indicazione di dove siete oggi, mi sono dovuto poterlo fare prima. È un acceleratore di impresa, nasce nel 2013 dal gruppo Banca Sella, ora vedremo appunto come è nato, come si è sviluppato, e ha l'obiettivo di aiutare chi vuole fare impresa, chi ha le prime armi in qualche modo, o anche chi ha un progetto già consolidato, a innovare. I target a cui ci rivolgiamo, per darvi un'idea, sono quindi da una parte le start-up, quindi che vi dirò, io oggi inizio a essere un po' stanco di chiamarle start-up, fondamentalmente sono nuove imprese che nascono, ovviamente nel settore digitale, ma sono comunque nuove attività. E dall'altra invece imprese consolidate che stanno in questo momento affrontando la difficile fase della trasformazione digitale e hanno bisogno in qualche modo di un supporto, una mano. Quello che ne facciamo quindi è eroghiamo poi programmi di formazione, o meglio percorsi di accelerazione a durata di circa 6 mesi, nei quali gli imprenditori vengono affiancati, vengono supportati nei diversi passi, quindi chi ad andare sul mercato e chi invece a innovare la propria azienda. Bene, dopo questa presentazione così avete un attimo un'idea di dove siamo, dove siete finiti, e i lavori che vedete fuori, mi spiace, ma stiamo andando avanti così da qualche mese, perché questo spazio, ve lo racconto meglio durante le slide, così vedete dove siamo partiti e dove stiamo andando. Allora, sì, troppo avanti, ne ha fatte due, ho messo queste animazioni bellissime. Tu ne hai fatto il template. Poi... Allora, tutte le storie hanno un inizio, sì, perché quello che avviene è la seguente cosa. 3 anni fa ci arriva l'amministratore delegato, un po' a una serie di persone, comunque sempre in banca, io mi occupavo di marketing e strategie digitali nel gruppo Banca Sella, e il mio collega Stefano, che oggi non è qui con noi, si occupava di IT. Io avevo il mio team, lui aveva il suo team, la nostra vita scorreva felice, come una Pasqua, eccetera. Poi arriva la domanda del settore delegato, che chiede: ragazzi, voglio le idee. Bene, la nostra reazione è stata questa. Cosa fa darvi un'idea? Panico! Ok, cosa ci inventiamo adesso? Bene, la nostra idea è stata geniale, perché è stata geniale, servirebbe fare qualcosa di ricerca e sviluppo, ma vi spiego meglio. Quello che noi sentivamo, vivendola là dentro, abbiamo visto, bello, ma ogni volta che volevamo fare un progetto nuovo, guardare un pochino più là, eravamo un pochino frenati, ma perché capita così purtroppo in molte grandi aziende. E la cosa più banale che ci è venuta in mente, tra più semplice, era: ok, serve qualcuno che si metta a lavorare appunto in termini di ricerca e sviluppo, guardare un pochino al domani, no? Va bene. Problema che poi in realtà questa ricerca e sviluppo non è venuto fuori quello, perché oggi lo facciamo esattamente ricerca e sviluppo. Quindi siamo partiti, abbiamo proposto un'idea, ma in realtà poi questa idea è completamente cambiata. E quello che abbiamo appunto fatto è solamente un pezzo. Ok, a quel punto ci dicono: va bene ragazzi, andate, fatelo. Prima fase è stata questa. Perché? Perché abbiamo dovuto mollare fondamentalmente tutto, abbiamo dovuto lasciare completamente la situazione di comfort in cui avevamo il nostro team, le nostre persone con cui lavoravamo, sapevamo esattamente dove andare, cosa fare in quel settore, e dire: Ste, adesso dobbiamo fare quella cosa che abbiamo promesso, abbiamo detto lì, prima l'abbiamo lanciata la pietra, no? Perché mica ci avevano detto: dammi un'idea che poi la fai. Datemi un'idea, e noi l'idea l'abbiamo data, no? Abbiamo sparato veramente in alto. E poi ci dicono: ok, fatela. Panico, veramente, noi abbiamo dovuto prendere e quindi probabilmente mollare tutto quello che stavamo facendo, che vi assicuro non è banale, nel senso, per chi di voi ci è passato può capire, capirmi. Per noi che avevamo comunque fatto, facendo un processo anche manageriale, la nostra crescita e tutto, bene ragazzi, mollate, fate quello. Da lì vuol dire ripartire da zero in 2 persone. Ma la cosa peggiore è che non sapevamo assolutamente cosa dovessimo fare, perché nessuno ci aveva detto cosa avremmo dovuto combinare. Ma in realtà noi siamo dei figli della Madonna, abbiamo detto: ok ragazzi, però dobbiamo salpaccare il mondo, dobbiamo sparare talmente in alto e possiamo fare quello che vogliamo. Quindi eravamo da una parte spaventati, dall'altra parte pesatissimi. Siamo partiti da lì. Il nostro primo spazietto erano 60 metri quadri.
60 metri quadri presi, tra virgolette, in affitto e ospitati dall'università aziendale che abbiamo qui nel gruppo, con la sede, sì, ok, ragazzi, non andate da nessuna parte, vediamo uno stanzino e qualcosa combiniamo. Quindi siamo presi così uno spazzettino, questa foto qua è di 3 anni fa. Ma eravamo comunque abbastanza confidenti di quello che stavamo facendo. Io non mi occupo di cambiamento come appunto Silvia e Franco, quindi vi riporto un po' dei passi che noi abbiamo fatto, ma anche quello che abbiamo visto che ci ha aiutato un po' a crescere. E sicuramente il fatto che ci sentivamo un po' dei Superman è anche dovuto al fatto stesso che chi ci ha detto, l'incaricato del progetto è stato sicuramente essere delegato, che in qualche modo ha detto ok, ci credo, non so bene dove andate, in teoria grandi cavolate non dovreste farlo perché un po' vi conosco, voi andate, qualcosa di buono verrà fuori. E quindi questo sponsor forte che comunque abbiamo avuto ha assolutamente aiutato, non è che ha aperto tante porte, ma ha aperto più forte fuori che dentro, quello sicuramente sì. Ma è stato importante? È stato importante anche perché comunque c'è stato nelle prime fasi un coinvolgimento praticamente settimanale di questo sponsor, che è stato poi il modo in cui un po' come un padre ti ha detto ok ragazzi, neanche io so bene cosa stiamo facendo, però mi sembra che sia una cosa buona e giusta. Quindi andiamo avanti, io un po' vi copro le spalle e vi aiuto a farlo, abbiamo davanti moltissime mura da abbattere, fuori non sappiamo ancora bene chi saranno gli amici, chi saranno i nemici, però iniziamo. Quindi forti così ho detto va bene, ok, andiamo. La sala è tutta quanta da tracciare, qualcosa verrà fuori. Il problema più grande è stato questo. È stato proprio noi eravamo in qualche modo i Superman di prima, quindi il dipartimento del cambiamento, per capirci, no? Quelli che dovevano cambiare le cose. Poi non si sa bene quali fossero, perché dovevamo ancora definirlo. E d'altra parte avevamo quelli che si diceva prima, ok, si è sempre fatto così, quindi cioè, perché mi devi venire a rompere il paniere, perché mi devi venire a sparare di innovazione quando dei problemi più grandi. Allora, considerate, noi siamo una banca, quindi uno dei problemi più grandi sicuramente sono gli aspetti normativi. Aspetti normativi, quindi se devo scegliere se innovare o mettermi in regola, fare in modo, cambiare con la PS2 o mille altre cose, prima viene la legge e poi viene l'innovazione. E da un certo punto di vista ci sta, assolutamente. Quindi quando due pivelli arrivano e iniziano a dirti guarda, forse potrebbe essere l'opportunità, c'è qualcuno che sta cambiando, ci porta via le fette di mercato. Sì, ma noi siamo forti, abbiamo comunque migliaia di clienti, cosa ti provoca una startup che si opera in un altro settore e viene a portarti via il lavoro? Un po' quello che ha detto Uber, no? O meglio, quello che hanno detto i taxi, che hanno detto, ma sì, noi siamo dei taxi, quelli fanno legge con conducente, che cos'è che vuoi da me? Non è mica il stesso mercato. O quello che ha detto la Kodak. Kodak ha detto, beh, sì, vedo che ci sono i cellulari, siamo inizio degli anni del 2000 più o meno, vedo una roba, dei cellulari, sì, ma noi facciamo macchine fotografiche, i cellulari mica scattano foto, sì scattano foto ma sono a 600 pixel, io scatto delle vere fotografie, io faccio reflex e tutto, cioè. Bene, poi che è successo? Fondamentalmente il cellulare ha sostituito la necessità delle persone di avere una macchina fotografica e quindi l'incumbente, cioè tutti coloro che ti vengono a portare via fette di mercato, quote di mercato, tipicamente sono quelli che non operano nel tuo settore. E per uno che fa marketing, da una parte è terribile e dall'altra parte è stupendo. Perché comunque ti rendi conto che devi continuamente guardare le altre parti, il che è molto stimolante, è ovvio che se uno invece si fa stimolare, si incatta solo, non va da nessuna parte. Comunque, torno a raccontarvi la nostra storia. Bene, a quel punto siamo andati con... A quel punto c'era un altro fatto, bene, proviamo ad andare avanti, andiamo alla ricerca di amici, perché fondamentalmente lui non si va da nessuna parte. La ricerca di amici non è stata praticamente banale. Qua vedo qualche amico in sala e cosa è successo? E molto spesso anche quando ci parliamo me lo ricordo. Cosa è successo? Noi siamo andati un pochino a parlare con un po' tutti, associazioni, istituzioni, eccetera, e per dire guardate, noi vogliamo fare una roba del genere dove vogliamo innovare, supportare l'imprenditoria, sì, man mano costruiremo la strada, bravi, vabbè, quando fate qualcosa ditecelo, eccetera, e vabbè, guardate, magari possiamo farlo insieme,
tempo, non mi interessa, non mi interessa assolutamente. Va bene, ok. Però poi il cammino sulla strada abbiamo trovato. È stato quello che poi ci ha aiutato, e sono stati quelli che poi ci hanno aiutato fondamentalmente a crescere. Ma questo è stato poi la base di quello che stiamo facendo ancora oggi, allargare in modo un pochino più figo il nostro network. E quello è stato veramente la base, perché tutto quello che abbiamo costruito era sempre con la logica win-win. Cioè non lo stiamo facendo perché dobbiamo far crescere Seralab, lo stiamo facendo perché stiamo versando valore a un territorio, a imprenditori, stiamo cercando di supportare in qualche modo anche la nostra piccola economia, dare stimolo e rinascita. Bene, è stato un periodo in cui abbiamo fatto una valangata di presentazioni. Allora da lì non se ne esce, cioè se volete comunque condividere qualcosa bisogna mettersi a fare il maledetto business plan. È stato un delirio, ma a parte veramente, ok, moltiplicatelo per N, perché avendo dietro una banca su queste cose è ancora più attenta e quindi giustamente siamo stati veramente messi, ma è stato corretto, abbiamo imparato moltissimo, ogni nostro passo doveva essere in qualche modo misurato, dovevamo sapere assolutamente dove andare. Ora noi questa rottura di scatole allucinante, che però in realtà è fondamentale, la facciamo e aiutiamo tutte le varie imprese e startup che si rivolgono a noi. Ma questo perché? Perché è stato utilissimo valutare tutti gli scenari in cui noi dovevamo andare a iniziare a lavorare, quindi capire cos'era il nostro posizionamento, cos'erano esattamente il KPI, quindi quali sono quegli elementi che per te sono indispensabili da misurare. Allora, non so quanti di voi, spero parecchi, misurano le attività che fanno. È fondamentale, bisogna darsi un obiettivo, perché se no si chiede tipicamente quando parla con qualche imprenditore o qualche impresa come va, ma sì, no, abbastanza bene, no, abbastanza bene cosa? Cioè hai più clienti, ma stai cosa stai misurando? Ma sì, no, i clienti sono più o meno gli stessi, non misuri, fai qualcosa, tracci, no. Bene, come fai a sapere come stai andando? Cioè è un delirio, però mi rendo conto che c'è ancora tantissimo da parlare, io ve lo dico, sicuramente non capita in quest'aula, però trovo ancora molti clienti che, ahimè, ma cioè, tutto il mondo da lavorare, non stanno misurando e controllando le loro performance. E ancora peggio, non sanno perché lo stanno facendo. Noi anche, quando siamo partiti, avevamo, come avete visto prima, una strada completamente vuota da costruire. E a monte c'era, perché lo vogliamo fare? Il perché più o meno c'era, in qualche modo, un tema di supporto all'imprenditoria. Però bisognava anche in qualche modo guadagnarci, perché comunque un progetto deve comunque essere sostenibile. Almeno sostenibile. E quindi altro elemento, ho detto bene, che cosa dobbiamo fare e verso chi ci rivolgiamo? Quindi qual è il nostro posizionamento che vogliamo intraprendere? Considerate che gli acceleratori, quando siamo partiti 3 anni fa, era un tema che in qualche modo stava già nascendo, era già nato, c'erano già una serie di soggetti che operavano e c'erano anche già sul territorio una serie di realtà che tutto sommato davano supporto alle imprese, alle start-up e così via, ciascuno a suo modo, quindi quello è veramente fuori dubbio. Ma quando siamo venuti a partire abbiamo detto, bene, noi dove ci vogliamo posizionare? Allora, lì avevamo, nel nostro caso è stato non è che un problema, è stata una questione da risolvere, perché quando parti con un progetto puoi scegliere, mi posiziono in modo differente rispetto agli altri, tipicamente meglio, vuol dire che però vado fondamentalmente anche contro gli altri, quindi vi sto dicendo, guarda, tutti quanti vendono prodotti, che so, a basso costo, io vado su un target invece elevato con un costo più alto. Perché? Perché vabbè, c'è una ricerca di mercato, cose, opportunità, eccetera, eccetera. Però vuol dire, stai dicendo al mercato, ok, scegliete me perché ho dei plus. Nel nostro caso, noi non volevamo essere scelti unicamente per i nostri plus, ma in contrapposizione agli altri, perché eravamo appena nati, e andare a dire ok, noi facciamo un'accelerazione meglio degli altri era una gran vaccata, perché non era vero, non era, cioè stavamo imparando anche noi come supportare gli altri. Quindi siamo partiti fondamentalmente sempre in modo molto umile, passo dopo passo, abbiamo cercato di muovere e di capire qual era il nostro posizionamento. Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto una cosa: noi non vogliamo essere contro l'acceleratore, vogliamo essere di supporto agli altri. E questa logica di supporto che ci sta sempre guidando, che oggi chiamiamo abilitazione, è quello che nel nostro caso, ovviamente poi da caso a caso varia, nel nostro caso è stato il nostro posizionamento, quindi abbiamo scelto, ok, cosa facciamo? Andiamo contro gli altri acceleratori o ci mettiamo al loro fianco? Guarda, mettiamoci al loro fianco, perché comunque nel nostro caso
considerate che essendo una banca avevamo un interesse particolare, che era tutte le start-up e l'ecosistema che in qualche modo opera nel mondo che oggi viene chiamato fintech, che vuol dire finance technology, vuol dire tutte quelle start-up e imprese che c'entrano con la, diciamo, il mondo ecosistema bancario, lo innovano utilizzando la tecnologia, okay? Fatto in modo molto molto sintetico. Quindi, essendo una banca dietro, dici, beh, cerchiamo quel tipo di impresa, perché nel nostro caso andava bene e aveva più risultati. E laddove invece troviamo altre realtà, altre imprese, quindi start-up, eccetera, cerchiamo di capire come il nostro saper fare può essere a loro utile. Ma se lo vedete è anche logico, nel senso che noi, avendo appunto una banca alle spalle, abbiamo necessariamente l'interesse e il desiderio di sostenere l'economia, ma per ovvi motivi dovete immaginare, cioè se le imprese vanno bene, uno, benissimo, abbiamo fatto crescere un ecosistema, le imprese sono anche clienti, ma non c'è nulla da nascondere, è evidente. Quindi questo nostro ruolo, quindi di supporto in qualche modo a un'idea che stava nascendo, era anche supporto all'attività che stavamo facendo con Sevelab e con tutti gli altri abbiamo cercato di fare rete. Tant'è che oggi abbiamo un partnership con i principali acceleratori in Italia, investiamo come gruppo praticamente in quasi tutti i fondi italiani e molti fondi internazionali, scusate, e abbiamo cercato quindi di creare una struttura in modo da poterci dire ok, questo io non lo so fare, lo puoi fare tu e viceversa, dagli altri riceviamo opportunità che ci dicono guarda io arrivo fin qui, puoi continuare questo percorso? Ovvio che poi ciascuno in questa catena avrà dei suoi risultati, è naturale, però se in qualche modo non ci si aiuta e si crea rete non diciamo né risultati per noi né per i nostri clienti. A un certo punto ci siamo detti, ops, sono un attimo fuori strada. E sì, perché noi eravamo presi tutti quanti gasatissimi come Superman di prima e abbiamo detto, vabbè, un po' di roba l'abbiamo fatta, stiamo facendo un casino di cose. C'era anche un po' di gente che ci stava seguendo, però a un certo punto siamo andati un po' fuori strada. È stato utile, eh? È stato utile, abbiamo imparato alcune cose, abbiamo imparato che cosa dovevamo fare e cosa non dovevamo fare. Ed è qua stato il momento in cui praticamente ci siamo detti, Ste, ma noi abbiamo detto che facevamo ricerca e sviluppo. Abbiamo fatto ricerca e sviluppo? No, poi abbiamo uscito un casino di gente, fatto feste, giri, aperitivi, a manetta. Ah ok, e quella roba lì? Quella roba lì non è che ce l'abbiamo fatta. Perché noi in qualche modo l'idea di partenza era questa, no? Uno pensa ricerca e sviluppo, due smanettoni che si mettono, fanno, laboratorio, di questo ho fatto niente, però siamo divertiti un casino. Ma in realtà quello che noi abbiamo fatto in quel periodo è stato scoprire che fondamentalmente avevamo fatto open innovation. Ok, che oggi è un tema che va moltissimo, qualche anno fa sicuramente all'estero andava, con l'Italia un po' di meno, noi forse abbiamo un pochino scoperto strada facendo. Okay. Provo a spiegarvelo, quindi faccio ancora un attimo una parentesi, sperando di potervi essere utile, molti di voi sicuramente conoscono già questi temi. Diciamo, il percorso classico di innovazione è l'imbuto a sinistra, che è un classico imbuto chiuso, no, un classico imbuto in cui metti l'acqua, versi la fine della bottiglia. Il problema è appunto quello che conosciamo tutti, il collo della bottiglia, quindi il collo finale dell'imbuto in cui tutte quante le idee arrivano, ce ne sono moltissime, l'imbuto le prende, le accoglie proprio nel suo interno, non le fa uscire neanche una e quelle poi pian pianino arrivano, se qualcuno arriva sul mercato, un po' faticoso. In realtà quello di cui si parla oggi è un tema di open innovation, quindi dove c'è questo imbuto immaginario, quindi quando arrivano dei progetti, delle idee che possono nascere in più modi, come vediamo, questo imbuto è bucato. Vedete che le pareti di questo imbuto sono tratteggiate. Perché? Cosa vuol dire? Voi immaginate allora, molte idee potrebbero arrivare a voi, non essere totalmente in linea al 100% con la vostra azienda, con ciò che sapete fare, ma essere in linea magari al 50%, essere un'opportunità che, se colta insieme ad altri, può creare ugualmente valore. In un processo tradizionale questa roba è a me interessa o no, quindi chi se ne frega. A me interessa ni, interessa però anche a Tizio, Caio e Sempronio, quindi possiamo svilupparla perché aiuta comunque a costruire ancora più valore. Oppure ancora, molte idee non è detto che debbano nascere unicamente all'interno della vostra azienda e provenire unicamente dall'esterno, possono nascere
magari da un, che so, da un dipendente che vuole partire con un'attività imprenditoriale dove la vostra attività della vostra azienda può essere un potenziale fornitore e quindi si può creare e costruire valore insieme. Quindi fondamentalmente alcune idee, come vedete anche da questo imbuto, escono ma tengono comunque un braccio in azienda. E quindi l'idea immaginaria di questo imbuto che rappresenta il tema dell'open innovation è esattamente questa. Alcune idee magari non andranno a spiattellarsi sui bordi di questo imbuto, ma essendo i bordi bucati potranno uscire, trovare comunque valore e dare quindi valore in ogni caso all'azienda. Quindi permette fondamentalmente una maggiore apertura in tutti i sensi, permette di far nascere cose che altrimenti si sarebbero stampate, ok? Usando un termine molto tecnico. Noi avevamo fatto questo perché avevamo sviluppato e aperto la nostra rete, quindi se voi immaginate anche in questo caso una banca per antonomasia è chiusa e noi avevamo iniziato ad aprirla, forse un po' inconsciamente e in un modo anche un po' folle, per cosa stavamo facendo, perché appunto sembrava cosa buona e giusta. In realtà abbiamo visto, fortunatamente non possiamo andare a sbattere troppo forte la gomma. Il problema era questo: bene, tantissima roba ma servono risultati. Senza risultati non si è credibili. Quindi anche lì, cosa abbiamo prodotto? Beh, iniziamo un pochino a tirare i numeri, cosa abbiamo fatto. E qualche risultato iniziava a venire, avevamo creato una startup, l'avevamo accelerata, incubata e poi la banca l'aveva acquisita. Avevamo trovato una serie di partner che avevano permesso, in questo caso, di effettuare una serie di investimenti. Avevamo trovato poi una serie di amici che avevano permesso però di ampliare il nostro bacino, il nostro network. Quindi nuovi clienti, nuove opportunità. Ogni cosa però era, quello che dicevo prima, misurata e dovevamo in ogni caso dimostrare portare risultati. Quindi, per piccoli che fossero, dovevamo iniziare da qualche parte. Quindi, quanto avete fatto? Questo. Bene, prima eravate 0, adesso ne avete 5, è già qualcosa. A quel punto abbiamo detto, va bene, rivediamo i piani però, perché un po' di cose sono cambiate, abbiamo detto che non facciamo più tutte quante le start. Considerate che all'inizio cercavamo di aiutare tutti. Fate un po' in questo modo, eravamo molto aperti anche in questo senso. In realtà poi era un danno comunque anche per noi, visto che comunque riuscivamo in ogni caso a seguire tutti. Quindi una buona parte di questi tutti sono stati dirottati nell'ultimo anno a partner, dove sicuramente possono aiutarli con maggiore verticalità, che so, da artigiani ad altri attori, perché quegli attori, quindi i nostri partner, fanno esattamente quello. Altre invece che sono più nel nostro ecosistema, quindi nel mondo banking, fintech, questa parte qua, vengono in modo più pullate nel nostro, diciamo, dietro ad una sorta di asilo, ok? Nel nostro nest, e lì li aiutiamo con ovviamente interessi, logiche diverse. Quindi ovviamente i nostri piani e tutto, abbiamo detto va bene, ripartiamo da capo e rivediamo ovviamente i business. Abbiamo focalizzato, ma quello che è avvenuto era questo. La riconoscete? Questo film mi piace tantissimo, ma è accaduto così. Noi fondamentalmente abbiamo costruito, o meglio, la banca ha costruito, perché abbiamo costruito, dato vita e creato questi spazi, questa comunità in qualche modo, questo ecosistema. E a un certo punto è iniziato a crearsi, ci sono dei tempi? No, ok, ci stiamo dentro. E alla fine la cosa bella è che iniziavano a crearsi relazioni. Quindi noi abbiamo acceso l'amicizia, abbiamo costruito gli spazi, avete a disposizione, ve la racconto anche una, non mi ricordo se racconterò con qualcun altro. Ogni tanto capitava che dei partner si dessero appuntamento e finivano per darsi appuntamento, che so, negli uffici di uno dell'altro, poi venivano la mattina in Sella Lab e si ritrovavano. Cioè, cosa era successo? Del tipo... Luca, ci troviamo allora in CNA. Sì, ok, poi quando giovedì, perfetto. Poi io andavo in Sella Lab, lui veniva in Sella Lab e si ritrovavano. Quindi dicevano, non era da noi. Sì, però va bene lo stesso. Cioè, era diventato comunque un luogo dove, anzi, è diventato un luogo dove chi ha un'idea di impresa, un progetto, in qualche modo si sentiva a casa. E da lì sono arrivati. Si è ampliato il coworking, nel coworking si sono create relazioni, sono entrate persone che hanno iniziato, che non si conoscevano, hanno iniziato a lavorare fra di loro. Considerate che in questi 3 anni Sella Lab ha creato circa 400 posti di lavoro fra le realtà che sono qua presenti, perché a loro volta hanno creato appunto posti di lavoro, il che, avendo comunque contribuito, gli ha dato un attimo la situazione,
è comunque anche per noi un motivo d'orgoglio, cioè qualcosina di buono l'abbiamo fatto. Bene, a quel punto abbiamo detto, bene ragazzi, fin qua siamo arrivati, la cosa un pochino si sta crescendo il tutto, come andiamo avanti bisogna organizzarsi. Ora, ricordate le slide iniziali, in cui c'eravamo noi supereroi, dovevamo fare qualcosa, eccetera, parlavamo di KPI, parlavamo di pay per click, lead, mille altre cose, e dall'altra parte avevamo invece i signori di prima, comunque invece un'istituzione che dice, ok, serve un attimino trovare un punto di raccordo, perché voi state parlando un linguaggio, la banca naturalmente ne sta parlando un altro, come facciamo a trovare questa cosa? Avevamo quindi avuto la necessità di creare delle figure di ponte, che oggi sono chiamate responsabili digitali, disposti un po' in tutta quanta Italia, che aiutano noi a cogliere le opportunità che arrivano in giro per l'Italia. Considerate che la banca ha 300 succursali in tutta Italia, particolarmente nel nord e al sud, un po' meno sul centro. Quindi avveniva che le persone e le imprese si rivolgono alla banca, chiedono delle cose, magari perché hanno visto di Seralab, e c'era all'inizio la difficoltà, magari dal collega, di rispondere, no? Nell'immediato. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato dei colleghi che erano più propensi, che poi oggi sono infatti degli ambassador, degli ambasciatori, a parlare di digitale, a conoscere un pochino più smanettoni, permettetemi il termine, che hanno iniziato a fare da ponte, ovvero con loro potevi parlare di digitale fino a un certo punto, di innovazione fino a un certo punto, ma comunque ti capivano, e potevi parlare di banca perché sapevano assolutamente darti tipo di riscontro. Se parli con me di banca, mi chiedi un mutuo, un conto, non so da che parte girarmi. Se parliamo di innovazione, ok, posso aiutarti. E quindi si deve a questo punto di raccordo. Ci siamo organizzati e siamo andati avanti. Sono appunto diventati degli ambassador, perché, vediamoci prima abbiamo detto, era stato fondamentale aver trovato uno sponsor, che nel nostro caso era una figura importante, e nel nostro caso particolarmente fortunati, questa figura era l'amministratore delegato. Non è detto che dovrebbe essere lui. E la seconda cosa, abbiamo trovato amici, da una parte amici esterni, ma poi servono anche quelli interni. Quindi ambasciatori che in qualche modo dicessero sì, tutto sommato, quello che sta avvenendo in Seralab, che stanno costruendo, sta portando risultati fuori, ma anche noi come banca stiamo trovando risultati, perché abbiamo fatto toccare, perché abbiamo fatto vedere a loro che l'attività che stiamo facendo stava aiutando anche loro a avere relazioni migliori con i propri clienti, perché il cliente, vi do questa indicazione, giusto per condividerla con voi, una cosa è se un cliente va in banca e chiede un finanziamento, ok? Questa è una situazione classica, molti vi sarete trovati. Un'altra cosa invece è andare in una realtà come Seralab, dire ho un progetto, questo progetto funziona così, così, così. Per fare questo progetto, in cui credo, ti abbiamo aiutato, discusso, visto qual è la possibilità di crescita, sì, poi mi servono anche dei soldi. Non vuol dire ovviamente che un'istituzione poi ti li darà in automatico, perché poi ci sono altri elementi che vanno valutati, ma c'è stato già comunque una presa di coscienza, magari dei soldi anche uno dice, guarda, proprio non chiedere quelli perché ti inguai, perché non ti sarebbero comunque sufficienti a portare a termine il tuo progetto, oppure, guarda, non chiedere come finanziamento, bisogna avere un investitore. Si dà una consulenza diversa. E tipicamente quando vengono a me non si parla di banca, si parla di progetti e poi tutti i servizi che una banca può offrire sono servizi a supporto del progetto. Proprio cambia il focus e cambia quindi il nostro attenzione alla nostra organizzazione. Bene, wow, sta crescendo, siamo veramente dei fighi perché fino a qua siamo arrivati. Quindi prossimo passo, apriamo nuovi spazi. Quindi che è successo? Lo scorso anno abbiamo quest'anno abbiamo aperto uno spazio Lecce, lo scorso anno abbiamo aperto uno spazio a Torino, prossimo anno apriamo a Salerno e a Milano. Figata! Problema, dobbiamo ripartire da capo. Perché ogni spazio è una comunità nuova da creare, sono nuove realtà, sono nuove relazioni da costruire. Però qualcosina abbiamo imparato quindi a come costruirle, come stimolarle, come in qualche modo farci aiutare e coinvolgere. Abbiamo nuovamente visto i piani, questa cosa ve l'ho spiegata. Quindi in ogni caso per dirvi, non si finisce veramente mai. Oggi, se vi ricordate i 60 metri quadri di prima, siamo a circa 3.000 metri quadri, stiamo ristrutturando questo stabile e i due stabili prima sono già
sono in via di sono quasi terminati, manca solo il piano terra. Siamo 5 sedi in Italia con quelle che apriamo il prossimo anno, un'altra sede in India, abbiamo circa coinvolto 3.000 persone, eroghiamo circa 120 l'anno, vediamo circa 300 progetti all'anno e ancora mille altre cose che risparmio in questo momento. Questa è in sintesi la storia di quello che ci ha visto partire da quei 60 metri quadri ad arrivare a fare quello che stiamo facendo oggi. Vi ringrazio ancora e grazie per questo.